pronti per un'altra ricetta vegetariana. Abbiamo già preparato insieme il ragù di seitan e anche il filetto di muscolo di grano al pepe verde. Oggi invece è la volta di uno squisito spezzatino vegetale a base di muscolo di grano e leggermente piccante, ideale per accompagnare con una bella polentina morbida o anche con delle patate croccanti al forno. Cosa stiamo aspettando? Mettiamoci subito all'opera e vediamo come si prepara questa rivisitazione dello spezzatino. Per preparare questo spezzatino vegetale sono necessari 600 g circa di muscolo di grano, meglio se fatto in casa, 300 g di passata di pomodoro, poi abbiamo ancora un cucchiaino di zucchero di canna, verdure, una costa di sedano, due carote, uno spicchietto di aglio, alcune foglioline di alloro, poi peperoncino piccante, quanto basta, sale, possibilmente sale rosa dell'Himalaya e un goccio di olio extravergine di oliva. Abbiamo già mondato le nostre verdure, quindi abbiamo lavato la carota, sbucciata e tagliata a rondelline. La stessa cosa abbiamo fatto con il sedano, quindi l'abbiamo lavato, rimosso eventuali filamenti legnosi e tagliato anche a pezzettini. Adesso passiamo all'interno di una pentolina, non prendete una casseruola troppo grande, mi raccomando. Che cosa facciamo? Versiamo un goccino di olio, poco poco. Poi mettiamo l'aglio e lo facciamo per bene insaporire. Io avevo già acceso il fuoco, quindi la pentola è già piuttosto calda. Aspettiamo un po' che l'olio si insaporisca e poi aggiungiamo anche il pomodoro. Dopo pochi minuti possiamo anche versare la passata di pomodoro. Scegliete una passata vellutata, insomma meglio se la preparate in casa, come sempre. Lo facciamo insaporire. Ci mettiamo anche una fogliolina di alloro. Mescoliamo un po'. E ci aggiungiamo anche lo zucchero, che serve per ridurre l'acidità finale del piatto resa dal pomodoro. Mescoliamo un po' e dopo andiamo ad aggiungere anche le verdure. Come vi dicevo, ho versato anche le verdurine. Adesso possiamo aggiungere un po' di peperoncino a piacere, sale rosa dell'Himalaya, abbassiamo pure la fiamma altrimenti mi scotto. Mescoliamo un po', chiudiamo con il coperchio, abbassiamo la fiamma per far cuocere per bene il sughetto e nel frattempo torniamo qui nel tagliere e ci prepariamo il nostro muscolo di grano a cubotti come ho preparato io. Questo qua è un muscolo di grano che io ho preparato in casa, se volete potete consultare la ricetta cliccando nel link sotto il video. Ormai sono 20 minuti che il nostro sughetto si sta cucinando per bene, si è anche un po' asciugato. Qui ho tagliato per bene tutto il mio muscolo di grano, adesso possiamo andare ad insaporirlo all'interno della casserolina. Lo aggiungiamo pure. Stiamo mescolando il nostro spezzatino vegetale. Abbiamo chiaramente anche alzato la fiamma perché ha perso un po' il bollore. Continuiamo però la cottura adesso per altri 10 minuti e poi il nostro spezzatino di muscolo di grano è pronto per essere degustato. Cosa desiderare di meglio? Abbiamo qui davanti un bello spezzatino fumante che sta solo aspettando di essere divorato. Per di più questo piatto è equilibrato dal punto di vista nutrizionale e anche senza colesterolo. Motivo in più per provarlo.